Ragazzi, buongiorno. Oggi vi sto facendo questo video, sto aspettando una persona, ho detto adesso mi trovo un bell'albero dove sedermi e intanto iniziare a parlarvi di una cosa di cui poi farò un video su YouTube. Intanto guardate che meraviglia quest'albero, bellissimo. Allora, parliamo un secondino proprio, giusto accenniamo, alla missione dell'anima per gli operatori di luce. Innanzitutto, che cos'è la missione dell'anima e chi sono gli operatori di luce? La missione dell'anima è il motivo per cui noi ci siamo incarnati su questa terra. Tu magari adesso pensi di essere solo un corpo, che sei qui, non sai manco bene perché, tante volte no, io me lo sono chiesto, ma che cavolo, chi sono io, che cosa ci faccio, eccetera. Te lo dico io, soprattutto se sei in questo gruppo e se comunque sei stato attratto da Sara, buongiorno, come stai? E soprattutto se sei in questo gruppo è molto molto probabile che tu sia un operatore di luce, in inglese si chiamano light workers. Gli operatori di luce sono semplicemente delle anime, cioè semplicemente sono delle persone che si sono risvegliate e hanno capito che erano delle anime, così come è successo a me, che non siamo semplicemente, ecco, questa mano, questo corpo, questa faccia, no, siamo delle anime. Mi sa che c'è Roberta, non riesco a vedervi tutti quanti, buongiorno. Siamo delle anime e siamo venute qui, ciao Fabiana, siamo venute qui con dei compiti, ok? Non è che siamo qua su questa terra per caso. Tante volte io vedo tante persone, tante ragazze che magari si fanno tanti problemi, stanno appresso agli uomini, oppure pensano che la loro vita, buongiorno Fabiana, che la loro vita sia semplicemente, ecco, trovare l'anima gemella, oppure che sia andare in palestra e poi magari farsi il fisichetto e esibirlo così, che non c'è niente di male, oppure che sia semplicemente, studiare, trovare un lavoro, sposarsi, fare figli e poi morire. E ecco, se mi stai guardando, io sono sicura che tu questa domanda, cioè questa, avrei detto a un certo punto, ma non può essere soltanto questo, no? Sicuramente te lo sei detta anche tu. E questa domanda me la sono, cioè questa cosa me la sono fatta, questa riflessione l'ho fatta anche io tanto tempo fa, ho detto no, non è possibile che la mia vita sia solo questa, è troppo riduttivo. È bello appoggiarsi sugli alberi. E così praticamente mi sono, tra virgolette, in un certo senso chiamata la mia missione e ho scoperto, diciamo che la missione cambia in continuazione, però una volta che tu ti rendi conto che sei un'anima, a un certo punto inizieranno ad arrivarti dei segnali dall'universo, da Dio, dalla vita, da Buddha, da chi vuoi tu, che ti metteranno su determinati percorsi, su determinate strade. L'altro giorno nel gruppo Brilla come una Dea, e faccio una breve parentesi dicendovi che adesso per il primo mese è assolutamente gratuito, quindi se volete iscrivervi stiamo facendo delle Zoom call fantastiche. L'altra volta ogni martedì sera facciamo una Zoom call alle 21, abbiamo fatto questa coaching call di gruppo e quindi se volete entrare potete venire per il primo mese gratuitamente e provare che cosa si prova, perché è fantastico. Ci sono anche, tra l'altro, le ragazze hanno lasciato pure la testimonianza sul gruppo e abbiamo parlato proprio di questo, cioè di come trovare la nostra missione dell'anima, perché tante volte veramente viviamo una vita troppo superficiale o comunque non ci sentiamo mai felici, mai realizzati. Io lo so che significa, perché ho attraversato pure un periodo in cui non sapevo bene che cavolo dovevo fare, non sapevo, cioè andavo veramente appresso alle cose superficiali e non sentivo questa importanza, cioè non mi davo nemmeno io tanta importanza, magari mi buttavo sul cibo. Ci sono anche, cioè non solo io, molte persone che non scoprono la loro missione, poi va a finire che si buttano sul cibo, perché comunque la missione, quando la scopri in realtà non, cioè io per esempio quando preparo le dirette, quando preparo le Zoom per il gruppo, io posso stare anche tutta una giornata senza mangiare, ve lo giuro, perché ti mette un fuoco dentro, ti mette proprio una passione, cioè c'è presente quando tu proprio ti svegli la mattina e senti proprio questa passione di voler contribuire al mondo perché l'hai trovata finalmente.
e ti svegli proprio già col sorriso, dici: oddio, grazie Dio che mi hai fatto stare qua e soprattutto che mi hai fatto risvegliare, perché io potevo vivere una vita da addormentata e non accorgermi assolutamente di questa cosa. Invece poi a un certo punto, così come per magia, l'anima si sveglia e meno male, e inizi proprio a inizia il suo percorso di ricerca, no? Pure ieri vi ho fatto questo post. Inizia anche, soprattutto, mettere insieme i pezzi della tua vita, le tue esperienze del passato, che se tu magari avevi detto: ma che cacchio, sono stata proprio una stupida, ho fatto questo, ho fatto tutti questi errori. Invece no, quello lì faceva tutto parte del percorso della tua anima. Quindi è una cosa fantastica. Quindi innanzitutto, ecco, la missione dell'anima tu la inizi a scoprire quando ti permetti di farlo, cioè quando la tua anima si risveglia. Ma se senti che ancora non si è risvegliata, puoi semplicemente dire: ok, adesso sono pronta a ricevere la mia missione. Quando tu fai questa dichiarazione dell'anima, no? Io la chiamo la dichiarazione di apertura a ricevere la missione. Ogni cosa, ragazze, è una, noi la riceviamo, ma solo se siamo pronte a riceverlo. Quindi se ancora non l'hai scoperta, comunque fatti questa dichiarazione, di proprio a Dio, all'universo, alla vita: ok, adesso sono pronta a ricevere la mia missione. E questa cosa di ricevere è una cosa di cui abbiamo parlato nel gruppo, è che tante volte noi la missione non è che ce la dobbiamo sforzarci nel perseguirla, ci arriva. Cioè non richiede, cioè certo richiede sforzo, nel senso che poi una volta che l'hai scoperta devi fare delle azioni, come adesso sto facendo io questo video, no? Però in realtà tu la ricevi, non è qualcosa di forzato, cioè è come una chiamata. Ti dice: ok Cinzia, ok Sara, sei chiamata, ok Fabiana, io ti chiamo a fare questa cosa. Cioè tu lo senti dentro di te, perché ti senti proprio, senti che in quel momento non potresti fare nient'altro che quell'altra cosa là, e la faresti anche gratuitamente, anche senza soldi. Ovviamente poi in questa matrix dove viviamo, in questa società dove viviamo, i soldi servono, e quindi comunque li devi, cioè è un diritto tuo sacrosanto chiedere dei soldi per la tua missione. Però è quella cosa che proprio tu diresti: qual è la cosa che io faccio? Ecco, una domanda che ti può aiutare a scoprire qual è la tua missione è questa cosa qua. Qual è quella cosa che io farei anche se, cioè, se i soldi non fossero un problema, anche se non mi pagassero, che cosa è quella cosa che io farei? Questa è una domanda che ti può aiutare tantissimo a focalizzare la tua missione dell'anima. E un'altra cosa che vi volevo dire è anche questa, e cioè che tante volte noi vogliamo scoprire la nostra missione dell'anima perché magari non siamo soddisfatte della nostra vita. Allora che cosa facciamo? Ci proiettiamo verso l'esterno e andiamo in cerca di questo e di quell'altro e di realizzare, dice: no, ma devo trovare la mia passione, devo assolutamente. Allora iniziamo a seguire, sai, quei corsi dove ti dicono: do it, go for it, forza, alza le chiappe, muovi il culo, però in realtà, cioè, è tutto un essere proiettato sull'esterno. La vera missione dell'anima tu quando è che la realizzi? Quando lavori prima di tutto su te stessa, e di questo anche ne abbiamo parlato in Brilla come una dea, cioè quando tu inizi a fare il tuo lavoro su te stessa, là già la stai facendo, già la stai compiendo la tua missione dell'anima, perché per essere un operatore di luce devi comunque prima di tutto illuminarti tu, cioè sennò come fai a illuminare gli altri? È impossibile. Quindi innanzitutto fare un percorso di lavoro su se stessi come quello che io propongo nel mio gruppo, o comunque qualsiasi altro che tu vuoi, è fondamentale. Fallo con chi ti pare, fallo con me, fallo con chi vuoi, ma fallo, perché ti permette di conoscere te stessa, guarda, conoscere se stessi è una cosa che io dico, sì, conoscere se stessi, uno pensa una cavolata, invece no. Perché se tu non ti conosci non puoi realizzare per bene la tua missione dell'anima, devi scoprire chi sei veramente, devi scoprire le tue ferite, fare il lavoro con il bambino interiore, guardare le tue ferite e non fare finta che le tue ferite, i tuoi traumi non esistano, perché altrimenti continueranno a ripetersi nel tuo presente, nel tuo futuro. Devi fare assolutamente questo lavoro di guarigione.
Ovviamente è quello che facciamo ogni martedì nel mio gruppo, quindi se vuoi mi puoi scrivere e lo iniziamo. E poi è bello perché comunque lo facciamo insieme, cioè non è una cosa che ti senti da sola, è un percorso di gruppo che appunto facciamo insieme, siamo solo donne e quindi per questo te l'ho chiamato Brilla come una dea. E quindi il lavoro del light worker, il lavoro dell'operatore di luce, la sua missione inizia innanzitutto con il lavoro su di sé, ok? Quindi leggi i libri, informati, insomma, cerca di farlo, va bene? Perché se noi vogliamo irradiare questa luce all'esterno, la dobbiamo prima portare nella nostra vita, dobbiamo essere prima di tutto noi l'esempio, ok? E niente, io in questo video penso di averti detto abbastanza cose, poi non so se farò un altro video di approfondimento. Poi se appunto quando ti senti pronta per entrare nel mio gruppo, dove veramente stanno avvenendo delle bellissime trasformazioni, mi scrivi in privato e ti do tutte le informazioni. Ti ripeto, per adesso l'accesso il primo mese è assolutamente gratuito, quindi puoi comunque sfruttare questa opportunità e partecipare gratuitamente alle Zoom call per un mese intero, quindi 4 Zoom call più ti puoi guardare anche le registrazioni di tutte le Zoom call precedenti, quindi ha un valore immenso quel gruppo. E quindi questo è quanto, volevo darti questo messaggio, ci tenevo proprio tanto 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 a farti almeno iniziare a capire che cosa serve per diventare un operatore di luce e per scoprire qual è la tua missione dell'anima. Io ti do un bacio grande, se hai delle domande puoi farmele adesso qui in diretta. Ciao Marisa. Se ci sono domande, ragazze, potete scrivermi, io vi rispondo. Ho un altro minutino. Intanto, ecco, una cosa bellissima che mi permette di fare la mia missione è quella, cioè senza la quale non potrei realizzare mai la mia missione, è quella di stare a contatto con la natura, perché i light worker, gli operatori di luce, sono persone che amano, adorano stare a contatto con gli alberi, con la natura, col mare. Io appena posso me ne scappo, come in questo momento che adesso stavo aspettando una persona in ospedale, però ci vuole tempo, ho detto no, fammi cerca subito un posto con gli alberi ed è fantastico. Va bene, girls, vedo che per adesso non avete domande, perlomeno non le vedo che me le state scrivendo. Ciao Marisa, se avete delle domande me le potete scrivere nei commenti e io poi vi risponderò appena possibile, va bene? Per adesso è tutto, vi do un bacione.